L'imam Choudhary è un imam londinese, cittadino londinese, cittadino inglese, che vive a Londra e che dice delle cose terribili. Ma ascoltate, perché delle cose che dice ad Alessandra Buccini c'è qualcosa che ha già anticipato prima Carlo Freccero, c'è una critica radicale al sistema, diciamo, dei valori occidentali. E ascoltate, perché voglio poi un vostro commento su questo. Alessandra Buccini. Io non credo nella libertà d'espressione. È Allah che ci indica cosa possiamo dire e non dire. Cosa ne pensa dell'attentato alla redazione di Charlie Hebdo? Sono anni che la vostra gente insulta l'Islam. Quello che è successo ce lo aspettavamo da tempo. Cioè, lei si aspettava questo attacco terroristico? Io dico che il governo francese provoca i musulmani da tempo ormai. Ha bandito il burqa, hanno complottato contro i musulmani in Iraq e Siria, hanno occupato le nostre terre, hanno sfruttato i musulmani in Africa e adesso hanno permesso alle persone di insultare il messaggio del Mohammed. Quindi certo che mi aspettavo che ci sarebbero state ripercussioni. C'è una lunga lista di persone che hanno insultato il profeta e molte di queste sono già state uccise. Che vi aspettavate? Quello che è successo a Parigi, il Corano è molto chiaro su questo. Chiunque insulti il profeta deve morire. Io personalmente credo che andrebbe processato da una corte della Sharia e, se colpevole, giustiziato. Perché non imparate la lezione e basta? Questo è quello che dice l'Islam. Perché hanno continuato a fare una cosa del genere? Perché noi crediamo nella libertà di espressione e di pensiero. Gliel'ho già detto, io non ci credo. Ma lei in questo momento in realtà mi sta parlando, dicendo cose inaccettabili da sentire dopo quello che è successo a Parigi. Eppure sta parlando, non è questa la libertà di espressione? Io sto parlando perché Allah mi ha creato e mi ha dato il permesso di dare il punto di vista islamico al mondo. E voi non potete usare eufemismi come libertà di espressione e di parola per coprire azioni di provocazione come quelle che stava facendo quel giornale da anni. Quindi lei si rifiuta di condannare l'attacco? Fino a che voi non aprirete gli occhi e vi renderete conto delle vostre azioni, la situazione non cambierà. Se altri insulteranno il profeta, le ripercussioni saranno le stesse e ci saranno altri attacchi. I musulmani non sono come i cristiani che dicono di porgere l'altra guancia. I musulmani si difendono. Si difendono da cosa? Dai disegni? Per voi sono solo disegni, ma quei disegni erano inaccettabili. E non vi sorprendete se i giornalisti vengono presi di mira. Sono considerati quelli che fanno propaganda per i regimi che stanno mandando i loro uomini a uccidere musulmani. Quindi lei pensa che uccidere giornalisti sia giusto? Io dico che siamo nel mezzo di una guerra. I giornalisti, ma anche i civili occidentali, non sono al sicuro. Sono visti come parte del nemico. Ritirate le vostre truppe dai nostri territori. Noi ci stiamo ribellando contro i nostri regimi. Quando li avremo rimossi, daremo attuazione alla Sharia e arriveremo noi da voi, in Italia. Ci troverete là, a Roma e nelle altre città. Non mandate la vostra gente nelle nostre terre. Ci pensiamo noi a venire da voi. È una minaccia? Quello che sappiamo dalle profezie del messaggero è che il giudizio non arriverà finché un gruppo della nostra comunità non conquisterà Roma. Quindi un giorno, statene certi, Roma sarà sotto la Sharia. Ma guardate che è una cosa bella, non dovete avere paura. La democrazia ha fallito, così come il capitalismo. Le persone non credono più che la democrazia liberale abbia le soluzioni per problemi come la povertà, l'immigrazione, la mancanza di prospettive per i giovani. Avete fallito, è l'Islam il futuro dell'umanità.